Ciao a tutti, sono Massimo Albanese e sono qui per parlarvi di quello che è stato il mio percorso al Liceo Musicale Don Lorenzo Milani di Acquaviva delle Fonti nella classe di clarinetto della professoressa Anna Bavaro. Tra quelle mura ho avuto davvero la possibilità di crescere tantissimo sotto l'aspetto musicale. Ho avuto una preparazione che mi ha permesso di fare diverse esperienze che si sarebbero poi rivelate importanti e significative per il percorso di un musicista, come il prestigioso concorso internazionale per clarinetto Saverio Mercadante di Noci, oppure il concorso dell'Accademia Italiana del Clarinetto di Camerino, che tra l'altro ho anche vinto. Ho avuto la possibilità di partecipare a diverse masterclass, che sono dei corsi di perfezionamento delle full immersion con altri docenti e quindi altri professionisti. Mi ha permesso di suonare non solo in classe, ma anche all'interno di diverse formazioni musicali, dal piccolo gruppo di musica da camera all'orchestra. Tra le tante esperienze importanti ci sono state anche delle audizioni all'interno di orchestre di professionisti, come l'audizione per esempio fatta alla sola età di 17 anni nell'Orchestra Giovanile Europea, alla sede della RAI di Roma, e lì ho avuto modo di essere ascoltato da Fabrizio Meloni, ovvero il primo clarinetto del teatro alla Scala di Milano. Oppure l'audizione fatta e vinta anche nell'orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago, diretta dal maestro Alberto Veronesi. La preparazione è stata davvero a 360 gradi, infatti ho avuto e ho ancora modo di spaziare anche nei generi musicali. Io prevalentemente ho studiato classico, però riesco anche a cimentarmi nel jazz, nel klezmer. Arrivato al quinto anno, sostenuto dalla mia insegnante, ho anche deciso di provare l'audizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, una delle più importanti istituzioni musicali europee. E per accedervi bisogna avere ovviamente una certa preparazione, ciò che la mia insegnante mi ha dato e grazie a cui poi sono anche riuscito a superare l'audizione. Infatti oggi sono a Milano e studio al Conservatorio Giuseppe Verdi. Io ringrazio sì la professoressa Anna Bavaro per avermi insegnato a suonare il clarinetto, ma la ringrazio soprattutto per avermi insegnato a fare musica, che è la cosa più importante. Questo è stato brevemente il mio percorso dei 5 anni al liceo. Spero che stimolati anche dal racconto delle mie esperienze, voi possiate fare la stessa scelta che feci io diversi anni fa, ovvero quella di suonare il clarinetto con la professoressa Anna Bavaro al Liceo Musicale Don Lorenzo Milani di Acquaviva delle Fonti. E chissà, magari un giorno ci vedremo anche.